Uè ragazzi e bentornati, oggi vedremo il Lynx. Arma d'assalto, raffica militare, fucile d'assalto a raffica, lento a sparare, ma che infligge più danno nei colpi alla testa e ha una stabilità eccellente. Il Lynx è una di quelle armi che ancora purtroppo dovevo coprire, quindi eccoci qui con il video e cerchiamo di capire se ancora al giorno d'oggi è consigliabile veramente utilizzare quest'arma e se sì, in quale occasioni? Allora, partiamo col dire che sì, potevano scegliere un altro nome per quest'arma perché dare un nome identico a quello che è quello di un eroe, appunto Lynx, fa confondere molti giocatori. Chiunque di voi si sarà ritrovato a parlare del Lynx, magari o dell'arma o dell'eroe, quando magari il vostro amico sta intendendo tutt'altro. Beh, ragazzi, lasciate che ve lo dica, non siete gli unici. Dunque, questo Lynx, che chiameremo Famas per questo video, magari ogni tanto, è un'arma estremamente vecchia, diciamoci la verità, è presente su Salva al Mondo da veramente tanto tempo, e personalmente non ne sono mai andato veramente pazzo per quest'arma, ecco. È un assalto che spara a raffiche di due colpi, con una cadenza di tiro abbastanza lenta se andiamo appunto a utilizzare l'arma percata con un doppio danno critico, un livello critico, elemento energia e velocità di ricarica. La perk di cadenza di tiro la andremo a vedere in questo video, assolutamente sì, però sappiate che è possibile mettere quest'ultima perk, quindi la cadenza di tiro, solamente sostituendo una perk di danno critico, quindi dobbiamo per forza sacrificare quello che è un danno critico per poter aumentare questa cadenza di tiro un po' fastidiosa. Perché diciamoci la verità ragazzi, va bene mettere le regole di cadenza di tiro in un gioco come il PvP di Battle Royale, dove le armi serve che siano calibrate abbastanza bene in modo da non rendere il gioco troppo sproporzionato, però questo discorso non vale su Salva al Mondo, cioè questo Famas utilizzato così a raffiche di due colpi con una cadenza di tiro lenta e un danno critico che sì, vabbè, danno critico diciamo che può anche starci qualora entra, ma comunque avendo una cadenza di tiro così limitata e nel momento in cui magari ci si presentano un mucchio di abietti, beh, vi ritroverete un po' in difficoltà. Non tanto in difficoltà come altre armi, per carità, questa è una nota a suo favore. Però d'altra parte non è neanche giusto dire che quest'arma sia specializzata né per i bersagli singoli, quindi grossi, quindi smasher, occhi belli, mini boss epici e quant'altro, ma neanche per gli abietti di gruppo, cioè non è ottimale per nessuna di queste due situazioni. E allora vi starete chiedendo per cosa andrebbe utilizzata veramente quest'arma? La mia opinione è quella di andare a sfruttare appunto la sua eccellente precisione. Quindi qualora di abietti dalla distanza e nel frattempo che si avvicinano al nostro obiettivo, possiamo benissimo sfruttare la distanza con il nostro mazza assalto urbano, ma poi indipendentemente dalle nostre build, e cominciare, diciamo, a infliggere danno agli abietti alla distanza. Anche qui ci sono tanti ma, perché poi sapete, da missione a missione ci sono, diciamo, missioni dove nascono per esempio tanti scudieri che proteggono gli abietti, quindi con armi a distanza è praticamente inutile anche mettersi a colpire, e missioni invece dove è persino divertente mettersi piazzati su un pavimento, diciamo, e stare fermi tutta la missione a sparare agli abietti. Comunque, non è sicuramente un'arma top tier, non è sicuramente un'arma che mi andrò a craftare, diciamo, in zona endgame. Personalmente non mi piace neanche così tanto e sinceramente non la ritengo neanche un'arma così indispensabile per poter proseguire, no? Anzi, se proprio devo essere sincero con voi, probabilmente non l'avrei nemmeno potenziata se non fosse per questo canale. Comunque, abbiamo un'arma del set militare che male assolutamente non è, ovviamente c'è di molto meglio per quanto riguarda qualsiasi, diciamo, combattimento noi vogliamo intraprendere, ed è tutto più o meno qui ragazzi, perché diciamo che è vero, possiamo aumentare la cadenza di tiro sacrificando la perk di danno critico, oppure possiamo tenere queste perk senza cadenza di tiro e andare a sfruttare il Famas con il grido di guerra, magari con le build di gridi di guerra infiniti, oppure visto che questo Lynx predilige i colpi alla testa, anche andare a sviluppare una build che appunto boosti danni sui colpi alla testa degli abietti sarebbe veramente favorevole, oltre il fatto che comunque possiamo anche boostare la cadenza di tiro andando a colpire gli abietti in testa, ricordatevi di questo fatto. Però
Chiaramente, se non entriamo in missione con una build apposita, diciamo che questo stesso Lynx, secondo me, anche voi non lo preferirete utilizzare alle vostre armi, a tutte quelle che abbiamo disponibili ormai nella nostra armeria. E che dire, ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro per tutti quanti, spero soprattutto che il video vi sia piaciuto e spero soprattutto che siate riusciti a farvi una vostra idea su quello che è il reale Famas, il reale Lynx, chiamiamolo un po' come volete. È stato anche abbastanza difficile girare questo video in quanto ormai è settimane che abbiamo un bug dove le nostre perk delle armi non vengono contate. Per aggirare questo bug vi consiglio di droppare le armi in terra e riprenderle, diciamo, nell'inventario. In questo modo molto probabilmente vi si annullerà quello che è il bug appunto delle perk. Perché in cosa consiste questo bug che c'è attualmente? Niente, praticamente abbiamo le armi con 5 perk al 130, tutte 5 full perk, tutte 5 magari anche potenziate, non è importante, ma capite bene il discorso. Praticamente alcune di queste perk semplicemente è come se non si attivassero sull'arma. Di fatto magari abbiamo, che ne so, sulla quarta perk una perk di livello critico con un'arma percata tutta in danni critici e mettete caso che proprio quella perk in quel momento non funziona, beh, per esempio non vi entrerà mai un critico. Stessa cosa se poi per esempio quella perk magari è di danno critico piuttosto che di velocità di ricarica. Insomma, se state giocando a salvo al mondo in questi giorni lo avrete sicuramente notato. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo comunque molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Cosa ne pensate del Famas o Lynx? In quali ambiti lo utilizzate, in quali missioni lo preferite utilizzare? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella!